Il grande problema di questo momento della mia esistenza è che sono le 7:15, è ancora buio fuori, anche se il video non rende. Io sono andato a letto alle 4 e mi devo alzare. Come? Così, suppongo. Pessima idea, troppo in fretta. Buongiorno. Non è un buongiorno senza beverone di vitamine. Cin cin. Sto ultimando la borsa, cosa che non può mancare per affrontare una giornata di riprese. Sono tante perché così le offro, eh. Non le bevo tutte io. Imbarazzante comunque l'abbinamento maglioncino così e camicetta. Ehi, è il grande giorno. Siamo pronti? Si parte. Prima però devo andare a prendere la roba in cantina e mi fa paura scendere qui da solo. Gli altri sono alla macchina ad aspettarmi. Non ricordo neanche dove sia la mia cantina. Ok. Siamo nel nulla, ragazzi. Veramente nel nulla. Figata. Ma va che strada bellissima. Quasi quanto Luca. Ragazzi, siete carichi? Un pochino? No! So che è mattina presto e avete paura di me, però. Dai. Bella raga! Siete in bolla per questo video. No, infatti, sono tutti impegnati a lavorare tranne te. Perché? Perché? Tutti lavorano tranne te. Non devo fare niente. Tranne te. Si preparano le luci. Lì c'è il computer contenente tutte le info del video. Che ovviamente non vi spoilerò, però sappiate che tanta roba. Mentre settano le videocamere. E perché tu hai una pagnotta in mano? Comunque ciao Cesare. Ciao. Certo Giorgia che in questo magazzino potevi attivare il riscaldamento, eh? Fa un po' freddo. Certo che potresti essere un po' meno rompicapo. Tu scegli. Facciamo 3, 2, 1, facciamo 1 per fare. 3, 2, 1. Certo che potresti essere un po' meno rompicapo. È stata tristissima. Sì. Guarda, passeremo l'inverno così. Cosa vuoi? Sto registrando. Oh mio Dio. Fa troppo freddo per fare un video in maglietta. Ma siete uomini veri? 10 anni sì. Mezzogiorno e passa e siamo qua dalle 9 di mattina. Io la sto accusando. Sono in giacca con anche il panaino. Cioè, ma non è lì, togliamo quella, tu vai indietro all'infinito. Nelson non si sa come ha dormito tipo 3 ore ed è ancora sveglio. Forse è il freddo che lo mantiene così. Nelson mi ha affidato la videocamera. Sono troppo zoomata. Nelson mi ha affidato la videocamera, quindi farò le riprese oggi. Sono la proprietaria di tutto questo. Nelson mi sfrutta. Momenti di follia pre-inizio riprese. Ma quando fai le ragazzate che ti fotti? Bagno a capodanno. Tonno, tu come ti prepari? Mi preparo che ho freddo e basta. Sono tutto i piedi. Piedi mi stanno andando in cancrena. Ragazzi, siete pronti? Tutti in posizione, si inizia. Tonno striptease. Certo Luca che potevi stirare la maglietta. Cazzo vero, dai. Tonno in preparazione. Sembra quando i veterinari devono entrare dentro il culo di un cavallo, no? Hai mai visto l'incredibile Dottor Paul? Questa comunque è la situazione ora. E voi, non scherza mica, eh? Già. Sto video, ragazzi, viene davvero una figata. Ora tocca al buon Steve. Sei carico? Sì. Dammi questa. No! Intanto qui i bambini giocano con i colorini. Bravi i bambini che giocano con i colorini. Guardate Nelson cosa mi fa fare. Però adesso tocca a lui. Concentratissimo. Alle 4, pausa pranzo. È tutto pronto. Dai, siamo tutti pronti. Tutti in posizione. Stiva, sei pronto? Guardate quanto sta soffrendo. Sta soffrendo tantissimo, poveretto. Nelson, saluta il tuo daily vlog. Ciao daily vlog. Probabilmente domani non avrò più la vista. È un tumorino. Ma ci sta, dai. Bene. Quanto stai soffrendo. Ah, ragazzi, l'acqua con cui è miscelata questa vernice è congelata.
No, raga, mi chiede se dobbiamo muoverci, dobbiamo muoverci. O lo facciamo adesso? Cosa? Ah, io ci sono. Ci siamo? Per fare le scene. Dai. Madonna Nelson, quanto sei gnagno. Ecco, una, vedi, via, caccia, caccia. Vendetta mia, non finirò in galera, tonno. Oh. Ok, tieni. Vedo sempre tutto bianco. Aspetta che bello, hai una goccia, questo filtro. Hai una goccia. Devo andarmi a lavare gli occhi. Saluta i tuoi vlog. I tuoi vlog? Perché sono finiti. Ah, mi sono fatto una doccetta. Sono ancora un po' pieno di colore, non so se si vede, ma sono vivo. Adesso sistemiamo. La cosa interessante di tutto questo è che mi sono dimenticato il cambio di biancheria, per cui sotto i pantaloni sono senza mutande. Voilà, come nuovo, sembra che non sia successo niente. Grazie per il tuo contributo fondamentale. Grazie mille Giorgia per averci prestato la location. Qual è il pagamento che le torte? Ne approfitterei ora per fare i ringraziamenti anche a Tonno, Illenium, Light Music, Nicola Sparuolo, passate sulla sua pagina di iscrizione. Si torna a casa. Che bello che sei da dietro così, Tonno. Sei super, non lo so, sei super e basta. Giornata impegnativa. Finalmente a casa, sono veramente distrutto. È stata una delle giornate più provanti degli ultimi tempi. Però bello. Quanto inquietante che sembro truccato. Dovrei girare così sempre. Tra occhiaie, trucco e occhio nero è una meraviglia. Mi sono fatto un'altra doccia, ma continuo ad avere... A sto punto mi viene il dubbio che siano occhiaie e basta. Stanotte fate conto che sono andato a letto alle 4 per finire di scrivere lo script del video di oggi che abbiamo registrato per la nuova canzone di Rovere, di cui parleremo domattina, sempre in questo vlog, ma domattina quando mi sveglio, perché davvero ragazzi vorrei andare a dormire. E niente, ho dormito 3 ore stanotte e oggi abbiamo macinato senza mai fermarci, praticamente neanche per pranzare. Neanche per pranzare. Mentre io facevo cose al computer mi imboccava Giorgia e... circa 10 ore, un po' meno, 9. Quindi potrebbero anche essere occhiaie, ma secondo me è il trucco. Anche perché non mi va via neanche da qui. Sono rosso e verde. Sono un po' inquietante. Poi con questo involontario blu and orange. Mi ordino una pizza, sì cavolini. Non mi ricordo cosa c'è sopra di preciso, però tipo provo la patate. So se c'è la respirata. Oh, how to get away with a man. Pizza. Direi una serata nerd con i fiocchi. Allora che sbrando. Salve, resta al futuro qui. Prima di chiudere il video ci terrei molto, e quindi lo faccio, a ringraziare coloro che lo renderanno, perché ancora non è finito, possibile. Ringrazio i miei compagni della band, Steve e Luca, che non solo hanno collaborato con me per scrivere l'idea e la sceneggiatura, ma sono anche stati pazienti e si sono prestati a quella che è stata la follia di questo video. È un po' folle. Bene, piace. Ringrazio anche Tonno, che doveva venire semplicemente a guardare e invece si è ritrovato, per un cambio di programma, ad essere uno degli attori protagonisti. Ed è stato bravissimo. Dopo la prima scena che ha fatto ci siamo messi tutti istintivamente ad applaudire. Ringrazio Nicolas, ottimo aiuto regia e aiuto camere, che ha fatto da assistente per tutto il tempo. A Pao, grazie mille Pao. Un ragazzo che ho conosciuto alla scuola abbandonata, quello dei cachi di qualche video fa, di instabile portazza, con cui chiacchierando è venuto fuori che è un videomaker. Senza troppi peli sulla lingua, dato che mi stava molto simpatico, gli ho chiesto di aiutarci, ha accettato e senza di lui probabilmente non so ancora come verrà il video, quindi non voglio allargarmi perché magari è venuto una merda, però non credo, quindi mi sento comunque di sbilanciarmi e dire senza di lui sarebbe venuto una merda. Quindi grazie Pau, vi invito a passare sulla sua pagina Facebook, di cui trovate il link in descrizione, Pau Part Production, perché magari si pubblicherà lì qualche chicca extra del video rovere, o comunque sia fa cose molto interessanti che vi invito a guardare. Poi lo dovrò ribeccare i prossimi giorni, perché si è anche offerto di montare il video, mi manderà una bozza, poi ci troveremo e andremo avanti con i dettagli finché non lo termineremo. Ringrazio Giorgia per la location e per averci fatto da mamma per tutta la giornata, soprattutto a me. E ultimo ma non ultimo, Modality Music. Senza Modality Music non avremo neanche una canzone su cui fare un videoclip. Ilenia è stata con noi tutta la giornata ed è stata fondamentale, per cui grazie mille Modality Music. Anche di Modality Music trovate il link in descrizione. E manca poco ragazzi, la canzone oggi è finita. Ci hanno mandato l'ultimo master definitivo. Il video sta prendendo forma. Non voglio darvi la data definitiva, non voglio dirvi uscirà quel giorno, perché magari cambieranno i piani. Ma ad ora vi dico che la data è fissata. A tra una settimana e mezzo circa. Quindi iniziate a prepararvi.
Grazie per aver guardato questo vlog, questo backstage del video. Ovviamente non ho voluto spoilerarvi nulla di eclatante, non ho voluto farvi vedere nulla perché vorrei che apprezzaste il videoclip una volta finito. La canzone uscirà prima su Spotify e poi su YouTube in teoria. E niente, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Se siete hypati per la nuova canzone di Rovere e per il videoclip, lasciate un mi piace. Arriviamo a 5.000, se no non esce niente, eh. Non lo faccio uscire niente. Fate i bravi e non fatelo a casa. Non immergetevi di vernici, non fate quelle cose che abbiamo fatto noi. Niente.